Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo la PDP. Let's go! Come detto, questa è una PDP, ovvero Personal Defense Pistol della Walther. Tradotto è una pistola per difesa personale che spara spray al peperoncino, ma a questo arriveremo dopo. La pistola è fatta interamente in ABS, quindi è super leggera e super maneggevole. Pesa infatti 107 grammi, mentre come dimensioni è un 120 mm x 125. Come quasi tutte le pistole per difesa personale, dispone di sicura qui dietro, in modo tale che il grilletto non possa essere premuto a meno che non ci sia la vostra mano appoggiata. Monta delle bombolette da 11 mm di spray al peperoncino. A questo proposito ricordiamo che è meglio comprare le bombolette ufficiali della Walther PDP, perché è la versione regolare, quindi non illegale. Ci sono alcune bombolette appunto che sono illegali e non è opportuno montarle sulla propria pistola. Le bombolette sono da 11 mm, vengono poste all'interno della pistola in questa maniera, grazie a questa levetta. Viene posta all'interno, viene chiusa ed è pronta per sparare. All'interno di queste bombolette c'è un gel, quindi non è spray. Questo impedisce che una volta che si spara ci sia ritorno di fiamma verso la persona appunto che sta sparando. All'interno vi è uno dei gel a peperoncino più potenti legalmente parlando, che garantisce almeno 30 minuti di confusione nell'aggressore, senza poi parlare delle 2 ore di inferno che passa quando la pelle sembra che si stia bruciando addosso. Con una bomboletta si fanno dai 4 ai 5 spari belli pieni e ha una portata all'incirca di 6 metri. Oltre i 6 metri perde di precisione. Come vi dicevo prima, è opportuno tenerla all'interno della fondina e non averla esposta, quindi attaccarla alla cintura in questa maniera non è consigliabile. È consigliabile di metterci o la maglia sopra o comunque un giubbotto, in modo tale che le persone intorno a voi non si allarmino. Parliamo un attimo dei colori. Allora, le prime due versioni sono quelle che avete davanti, ovvero quella completamente bianca e questa versione qui rosina. Nel 2018 però sono uscite altre due versioni, una total black, l'altra invece con il carrello superiore rosso e il resto della pistola nera. Ultimo piccolo appunto è che all'interno della scatola non viene fornita la fondina, noi però ne siamo provvisti, ne abbiamo anche di molto belle, per esempio come questa qui. Potete controllare quelle che abbiamo, trovate tutti i link in descrizione, oppure come al solito venite a trovarci che ci fa piacere. Prima di scrivere sui commenti che volete una prova di tiro, vi informo che a breve uscirà sul canale un video dove facciamo una prova di tiro con queste pistole su un soggetto umano che si è divertito parecchio. Questo è tutto quello che avevo da dirvi su questa pistola, rimanete sintonizzati sul canale per vedere il video dove la proviamo sul campo e al prossimo video.